Sicurezza negli esercizi commerciali, al via il percorso formativo per prevenire furti, rapine, truffe, slot machine, tabacchi e distributori più colpiti dai ladri. Aisa Impianti tocca i 280.000 euro di utili, 160 andranno al comune di Arezzo, qui i costi di trattamento più bassi della Toscana meridionale. Gestione dei rifiuti su scala regionale, Ghinelli favorevole al gestore unico ma non al lato unico. Sabato e domenica nelle parrocchie arriva Abbiamo riso per una cosa seria, la campagna Foxiv a sostegno dell'agricoltura familiare. Sabato al Museo Diocesano di Cortona arrivano le invasioni digitali per promuovere i tesori contenuti al suo interno. Un nuovo appuntamento con l'informazione su TSD. In apertura la cronaca: un grave incendio ha colpito questa notte l'azienda agricola Illuminati nei pressi di Pieve al Toppo. Due capannoni sono andati distrutti, interessando uffici, macchinari, camion e tutta l'area di carico e scarico della frutta, provocando danni per milioni di euro. L'allarme è stato dato intorno alle 22.30 da uno dei titolari dell'azienda, nota per il commercio e l'ingrosso di frutta e ortaggi. Sulla vicenda indagano i carabinieri, ma per ora sembra avvalorarsi ipotesi di un guasto che abbia poi fatto scaturire le fiamme. Sicurezza negli esercizi commerciali, al via il percorso formativo per prevenire furti, rapine, truffe, slot machine, tabacchi e distributori più colpiti dai ladri. Prende il via a Confesercenti il progetto La sicurezza negli esercizi commerciali, l'importanza della prevenzione. L'associazione di categoria ha organizzato una serie di incontri gratuiti per dare assistenza e consulenza sul tema della sicurezza agli operatori del commercio e del turismo. Un'iniziativa utile ad apprendere le nozioni preziose per proteggere la propria attività lavorativa. Lezioni sia in città che negli uffici della zona Val d'Arno, le aree che negli ultimi mesi hanno subito un'ondata di colpi. Relatori saranno esperti del settore, docenti di spicco che suggeriranno tutte le misure adatte a prevenire, fronteggiare e a risolvere situazioni determinate da eventi o atti illeciti che espongano persone e beni al pericolo. Un'iniziativa veramente importante ed attuale, perché la sensazione di mancanza di sicurezza è notevole nella categoria ma in tutta la città. Purtroppo abbiamo assistito a tutta una serie di furti e vediamo che chi viene poi arrestato viene rilasciato in tempi veramente rapidissimi, per cui si fa forte del fatto che nessuno poi lo persegue, secondo noi, nel modo giusto. I commercianti saranno sollecitati ad accrescere la propria sicurezza con comportamenti peraltro molto semplici, ma che possono assolutamente fornire un contributo per meglio proteggersi, e proteggendo meglio se stessi si proteggono meglio anche insieme agli altri operatori economici, per cui da questo può risultare sicuramente una maggiore sicurezza per tutto un contesto urbano. Dove indirizzeremo le nostre indicazioni nel corso di questi seminari? Soprattutto in comportamenti, perché occorre rendersi conto che assumendo atteggiamenti consapevoli nel corso della giornata, nel corso della nostra vita quotidiana, e rendendoli evidenti, si può fare molto per scoraggiare coloro che vogliono commettere reati. E poi c'è il discorso della tecnologia, che oggi è reperibile, disponibile anche a livelli molto avanzati, e su questo gli operatori economici devono essere a conoscenza sulle opportunità, sui mezzi di cui possono fruire a livello tecnologico. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri oggi ha fatto pervenire al Comune di San Sepolcro il proprio assenso ufficiale per la ricostituzione della Compagnia dei Carabinieri, declassata negli ultimi anni a semplice tenenza. La decisione ora è al vaglio finale del coordinamento delle forze di polizia, in attesa dell'ok definitivo, una decisione che porterebbe più personale e maggiori risorse. Una scelta, se verrà confermata, fondamentale per il territorio, sottolinea il deputato aretino Marco Donati. Congratulazioni ai ministeri competenti, all'Arma dei Carabinieri, che potrebbero premiare la cura e lo sforzo di chi in questi anni è impegnato per questo risultato. Aisa Impianti riduce i costi e aumenta gli utili per i comuni soci. Ad Arezzo 160.000 euro, da noi i costi di trattamento più bassi della Toscana meridionale. Sentiamo.
AISA Impianti ha incrementato l'utile netto da 233.000 euro del 2015 a 280.000 nel 2016 e ha ridotto i costi a carico dei comuni. Un risultato ottenuto riducendo i costi di trattamento a tonnellata del 12% in due anni, raggiungendo i 50,85 euro in provincia di Arezzo contro il 59 di Grosseto e gli 84 di Siena. Allo stesso tempo è stata migliorata la qualità dei rifiuti raccolti grazie alla distribuzione di 1.000 compostiere, contribuendo così a ridurre anche la quantità di rifiuti smaltiti. Questo è stato possibile grazie a un'organizzazione impiantistica, come ha detto, di tipo integrale, ovvero un'organizzazione impiantistica concentrata e limitrofa a dei grossi centri urbani che è in grado di recuperare energia, recuperare calore e recuperare materia. Questo in sostanza oggi permette, andando ad analizzare i costi unitari di trattamento dei rifiuti, di vedere come questo modello relativo alla provincia di Arezzo, quindi è compreso tutto il modello provinciale aretino, è a un costo inferiore rispetto agli altri modelli che sono il modello senese e il modello grossetano. I risultati di bilancio di AISA Impianti sono tutti positivi e permettono di distribuire circa 200.000 euro ai soci, di cui 160.000 andranno solo al comune di Arezzo. Vanta un bassissimo livello di indebitamento, disponibilità liquide in crescita e un patrimonio netto rilevante. Tuttavia, l'utile distribuito ai soci non è collegato alla tassa sui rifiuti. Le tariffe sono determinate a priori, prima della lavorazione in impianto dei rifiuti, quindi questo è tutto utile che va ai comuni che sono proprietari per parte pubblica e anche agli altri soci ovviamente di questo bellissimo impianto. Le tariffe si riducono in un'altra maniera, si riducono lavorando sul sistema di raccolta, si riducono lavorando sul sistema di esazione, si riducono, devo dirlo purtroppo, in questo momento anche abbattendo fortemente l'elusione e il fatto che molti cittadini non pagano. Attraverso il sistema di bollettazione interna siamo riusciti a mettere le mani anche su questa sacca di inefficienza che ci penalizzava fortemente. E a margine della conferenza stampa il sindaco di Arezzo è intervenuto anche sul progetto messo in cantiere dalla Regione Toscana per arrivare alla gestione del servizio integrato di smaltimento dei rifiuti su scala regionale. Sentiamo. Per quello che riguarda l'unico gestore, alla fine la vedo positivamente, perché più aumentano le dimensioni del gestore e oggettivamente più si ha una efficienza del sistema e quindi in prospettiva anche un abbassamento delle tariffe. Ma non necessariamente a gestore unico deve corrispondere ATO unico. Quindi io sono fortemente contrario all'ATO unico regionale. Dico che siamo arrivati, non senza difficoltà e fatica, a un buon equilibrio di funzionamento degli ATO di area vasta, come quello di cui fa parte Arezzo, come quello della Costa, come quello della Toscana Centrale, che possono interfacciarsi ancora in questa forma anche con un gestore unico. Il portare l'ATO a livello regionale significa allontanare ancora di più il sistema di indirizzo e controllo dai cittadini ed è quello che i sindaci, secondo me, non si possono oggi permettere. Quindi il disegno regionale che mi risulta in atto, secondo me, è fortemente discutibile. Ma credo che se ci mettiamo intorno a un tavolo con l'assessore, ma forse anche con il presidente Rossi, che avremo il piacere di avere qui ad Arezzo sabato prossimo, forse una soluzione di compromesso la si può trovare. La Giunta Comunale di Vibiena ha approvato una delibera per il restauro della copertura del complesso di San Lorenzo del caratteristico chiostro, vera e propria perla architettonica del paese del Casentino. L'apertura al pubblico è prevista per il 2018. Il progetto va a completare la serie di interventi previsti sul centro storico e su Piazza Tarlati. Il 25 maggio alle 18 nel chiostro di San Lorenzo verrà presentato il percorso di restauro di due importanti opere pittoriche della Chiesa Francescana nel recupero del chiostro stesso. Il sabato e domenica nelle parrocchie arriva Abbiamo riso per una cosa seria. Sentiamo di che cosa si tratta. Abbiamo riso per una cosa seria. E questo è il titolo della campagna nazionale organizzata dalla Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario a sostegno dell'agricoltura familiare in Italia e nel mondo. L'iniziativa, giunta alla 15ª edizione, torna il 6 e il 7 maggio in 1000 piazze, parrocchie, centri di raccolta diocesani e mercati di Campagna Amica e vedrà coinvolte oltre 4000 volontari. Sabato e domenica prossimo sarà possibile acquistare attraverso una donazione minima di 5 euro pacchi di riso 100% italiano provenienti dalla
dalla filiera degli agricoltori italiani. A sostenere questo importante progetto benefico, al fianco di Foxiv, Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali e dei centri missionari diocesani della CEI. Il ricavato della raccolta nella diocesi di Arezzo, Cortona Sansepolcro, andrà a sostenere la costruzione della Casa della Speranza nella periferia di Maputo, in Mozambico, un luogo in cui le donne avranno la possibilità di apprendere le tecniche di coltivazione della moringa, una pianta di origine indiana che per via dell'alto contenuto energetico viene impiegata nel combattere la malnutrizione infantile. Ma l'impegno della Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario non finisce qui. Fino all'8 maggio, infatti, attraverso un SMS benefico, sarà possibile sostenere dal proprio cellulare o con una chiamata da rete fissa al 45529 il villaggio solidale nell'area di Rosarno in Calabria, una struttura realizzata da Foxiv in collaborazione con Coldiretti che darà ospitalità agli immigrati sottraendoli al sfruttamento del caporalato e garantendo loro un regolare contratto di lavoro per la raccolta stagionale. Un'area verde organizzata di 750 metri quadrati, un oratorio con sala comune per le attività spogliatoi, uffici per un investimento complessivo di circa 130.000 euro. Questi numeri il progetto del nuovo oratorio che sorgerà nella zona verde di Via Fantoni nei pressi della parrocchia di Subiano. A realizzare il tutto, a seguito del bando emesso dall'amministrazione comunale, sarà la parrocchia stessa, il cui progetto è risultato il migliore in termini funzionali e di fattibilità e che prevede la realizzazione di un edificio adibito a oratorio, un ampio giardino attrezzato per i bambini e impianti sportivi fruibili in modo libero da tutti. Sabato al Museo Diocesano di Cortona arrivano le invasioni digitali. Sentiamo. Sabato 6 maggio, dalle 10.30 alle 11.45, arrivano a Cortona le invasioni digitali, campagna nazionale di promozione dei piccoli musei italiani che quest'anno coinvolgerà anche il Museo Diocesano. Muniti di smartphone, macchine fotografiche e videocamere, i giovani invasori potranno condividere la propria passione per far conoscere attraverso il web il patrimonio culturale cortonese. È la prima volta che il Museo Diocesano di Cortona si apre agli invaders, che saranno studenti degli istituti superiori di Cortona insieme a studenti dell'Università di Alberta in Canada. Si tratta di un progetto che prevede lo sviluppo della didattica e della promozione del territorio in un'ottica di alternanza scuola-lavoro. L'esperienza dell'invasione digitale nel museo permetterà ai ragazzi cortonesi e canadesi e a chiunque altro vorrà unirsi di avvicinarsi a luoghi di cultura non più in modo convenzionale e passivo, bensì come veri interpreti della narrazione e della condivisione della storia e della cultura territoriale. Invadere un museo, un sito archeologico, un centro storico, condividendo l'esperienza attraverso i social network. Da questa semplice idea nascono le invasioni digitali. Partecipare è facile, ci si può iscrivere sul sito www.invasionidigitali.it scegliendo l'invasione a Cortona, oppure è possibile venire direttamente sabato 6 maggio al Museo Diocesano, purché muniti di smartphone e fotocamere digitali. Per Paolo Bertini, l'arbitro aretino coinvolto in Calciopoli, sparisce anche l'ultima condanna, quella della Corte dei Conti. In secondo grado, infatti, arrivano l'assoluzione e la condanna della Federcalcio al pagamento delle spese legali. La sentenza conferma le condanne di primo grado nei confronti di gran parte degli imputati. Un solo indenne, Paolo Bertini, lo ha difeso il cugino Mauro Messeri. Sabato 6 maggio alle 17.30 al Castello di Poppi sarà conferito il premio da parte della Regione Toscana alla mostra Stand Up for Africa, realizzata nell'estate 2016 dall'Immo Art Lab di Prato Vecchio. Nell'occasione verrà presentato il catalogo della mostra stessa, che raccoglie la narrazione di tutto il percorso che ha portato 10 giovani artisti a lavorare insieme. Per il momento questa è la nostra ultima notizia, ricordo che l'informazione continua all'interno del nostro sito web www.tsdtv.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.